30 secondi per spiegare come si vota alle elezioni regionali. Innanzitutto si vota un candidato alla presidenza, quindi si mette una X su uno dei nomi dei candidati presidenti. Poi si può scegliere una lista che può essere collegata al candidato presidente scelto oppure collegata ad un altro candidato presidente, quindi il voto disgiunto. All'interno di questa lista si possono scegliere due nomi di sesso diverso, quindi scrivendo un nome maschile ed eventualmente un nome femminile o viceversa. A sostegno della candidatura a presidente di Vincenzo De Luca anche la lista del Partito Socialista Italiano del segretario nazionale Enzo Maraio, non candidato nuovamente invece alle elezioni regionali. I candidati sono Monica Bisogno, Salvatore Bottone, Antonello Di Cerbo, Giovanni Guzzo, Fulvio Maffia, Emiliana Rosciano, Luca Sabatella, Antonietta Sica e Andrea Volpe. A sostegno di Stefano Caldoro, candidato presidente, anche la lista della Lega. Capolista di questa lista è l'ex rettore dell'Università di Salerno Aurelio Tommasetti, poi la consigliera comunale di Agropoli Gisella Botticchio, Valentino Di Brizzi, Immacolata Famularo, Attilio Pierro, Dante Santoro, consigliere provinciale, Anna Pia Strianese, Sebastiano Odierna e Renato Vicinanza.